Venga pure. Buongiorno. Buongiorno. Signorina Veronica, come sta? Sì, bene, bene, molto, grazie. Prego. Lei, tutto bene? Tutto a posto, grazie. Bene, sono contento di incontrarla. È stata molto puntuale, brava. Ho dato un'occhiata al suo curriculum e mi è piaciuto molto. Vedo che ha studiato a Iași e che oltre alla lingua romena conosce anche l'italiano, l'inglese e il tedesco. Sì, sì, mi piacciono molto le lingue e mi piace anche conoscere la gente di paesi diversi. Bene. Vedo che si è laureata con il massimo dei voti in economia e commercio. In 4 anni, complimenti. Come mai vuole lavorare da noi in banca? È un lavoro piuttosto noioso e pesante. Beh, lavorare in una banca come la vostra non lo considero noioso. Ci sono molti stimoli, soddisfazioni economiche ed è sicuramente molto prestigioso. Ma vedo che non ha mai lavorato in un gruppo o in un team, mi capisce? In questo ambito non ha esperienza. Sì, ma sono una ragazza che impara velocemente e non ho paura di affrontare nuove situazioni, anche le più difficili. Quanto vorrebbe guadagnare al mese? Beh, all'inizio lo stipendio non è un problema perché devo imparare, devo conoscere l'ambiente. Sono comunque molto ambiziosa. Ma su questo possiamo metterci d'accordo in seguito e non credo che ci saranno problemi. Vedo che ha avuto un'esperienza nel 2011 come operatrice sociosanitaria in ospedale. Come mai ha smesso? Era un'esperienza che volevo provare perché mi piace lavorare nell'ambito sanitario. Però per me non è un lavoro per tutta la vita. Capisco. Dove hai imparato la lingua italiana? Principalmente con un corso online. Mia madre è sempre stata innamorata di questa lingua e mi ha trasmesso l'amore per questa cultura. Poi da bambina siamo sempre venuti in vacanza qui in Italia e siamo rimasti qui a vivere. Ha la doppia nazionalità? Sì, è sicuramente un grande vantaggio. Sa che a volte dovrà lavorare anche oltre gli orari prestabiliti? Certo, non è un problema, sono disposta a lavorare duramente per l'azienda. Anche il sabato e portarsi lavoro a casa? Anche la domenica se necessario. Le faremo sapere. Sono fiduciosa, direttore. È stato un piacere conoscerla. Spero di avere presto sue notizie. Grazie della visita, buona giornata e avrà nostre notizie la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci. È noioso. Beh, di là. Stavo guardando di là. Vabbè, ma spegni che devo ancora dire. Ah, scusa. Prima. Sono sanitario. Socio sanitario e mi ha trasmesso la cultura. No, mi ha trasmesso la cultura.